Oggi parliamo di infezioni respiratorie nel bambino e prima di introdurre la nostra ospite chiedo alla regia di far partire la scheda introduttiva sull'argomento. Comuni infezioni dell'apparato respiratorio sono il raffreddore e l'influenza, i cui sintomi tipici includono congestione nasale, rinorrea, irritazione della gola, tosse e irritabilità. I bambini sviluppano mediamente 6 infezioni virali dell'apparato respiratorio in un anno. Le infezioni si dividono generalmente in infezioni delle vie respiratorie superiori, che colpiscono principalmente naso e gola, e infezioni delle vie respiratorie inferiori, che colpiscono trachea, vie aeree e polmoni. Le infezioni virali del tratto respiratorio inferiore sono più comuni tra i bambini e includono croup, bronchite e polmonite. Spesso queste infezioni si diffondono quando il bambino entra in contatto con le secrezioni nasali di un soggetto infetto. Per vari motivi, le secrezioni nasali e o respiratorie dei bambini che hanno contratto infezioni virali contengono più virus di quelle degli adulti infetti. E questa concentrazione elevata di virus, associata alla minore attenzione all'igiene, rende i bambini più predisposti a diffondere l'infezione agli altri. Poiché i neonati e i lattanti tendono a respirare con il naso, anche una moderata congestione nasale può creare difficoltà respiratoria. Alcuni bambini con l'infezione virale dell'apparato respiratorio possono sviluppare anche un'infezione dell'orecchio medio, otite media, o del tessuto polmonare, cioè la polmonite. Eccoci qui, abbiamo in collegamento con noi la dottoressa Silvia De Poli, specialista in pediatria. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione Farmacia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quindi oggi parliamo di un argomento d'attualità sicuramente, comunque che interessa molti, molti genitori, specialmente immagino nel periodo invernale. Come prima cosa però le chiedo, le infezioni, lo abbiamo già un po' sentito nella scheda, ma lo chiedo anche a lei, quali sono le infezioni respiratorie più comuni che vengono sperimentate, insomma, che vengono vissute dai bambini? Allora, le forme più comuni sono, come avete detto voi, della parte alta dell'apparato respiratorio, per cui orecchio, naso e gola, sì. E coprono circa l'80% delle forme infettive nei bambini e sono causate prevalentemente da virus, anche se in questo caso bisogna fare un distinguo, nel senso che le forme che interessano l'orecchio con la classica otite che dà dolore, febbre e sintomi anche intestinali, c'è una maggior prevalenza di batteri, sì. I batteri più comuni sono pneumococco e l'hemophilus, mentre i virus hanno tutti dei bruttissimi nomi, che sono virus respiratorio sincitiale, influenzale, parainfluenzale, adenovirus. Le forme invece della gola, sì. Sono anche queste non poco fastidiose, sono prevalentemente virali nei bambini piccoli, mentre nei bambini più grandi, che si arriva anche a 15 anni, come dire, tra i 5 e i 15 anni, in causa c'è il famigerato streptococco, che è tanto temuto dalle mamme. Ah, sì. E le forme, quelle più gravi, che sono, come l'avete detto voi, la polmonite e le bronchiolite, sono invece, anche in questo caso, nei bambini più piccoli, sono forme virali. Il più temuto da noi pediatri, il virus respiratorio sincitiale, mentre nei bambini più cresce un bambino, più diventano forme da forme batteriche. Beh, anche in questo caso i batteri più comuni sono lo pneumococco e l'hemophilus. Ecco. Quindi prevalentemente virus comunque. Sì. L'80% sono virus. Per l'80%? Sì. Ecco. Globalmente. Certo. Ed è giusto e corretto dire che questo è il periodo più delicato per i bambini, che è quello in cui si ammalano più spesso, quello in cui possono contrarre più facilmente i virus? Sì, anche per gli adulti, sentendo la mia voce. Sì. Sì, il periodo più tipico è ottobre-febbraio. Sì. E salvo che per lo streptococco in cui c'è un picco anche primaverile. Però sì, è corretto dire che l'inverno è il periodo peggiore, sì. Ecco, e che tipo di frequenza hanno questi episodi? Cioè i bambini possono comunque anche ammalarsi più volte nella stessa stagione invernale, oppure solo una, ma in teoria anche più volte? Sì, l'avete detto nella scheda in modo molto corretto. Nei bambini sotto i 6 anni possono esserci presenti 6 episodi di malattie dell'infezione delle vie aeree superiori in un anno, mm-hmm. Per cui una bella frequenza, insomma. Sì. Questa frequenza si riduce crescendo il bambino perché aumentano le sue difese immunitarie, aumentano le sue competenze immunologiche, per cui
il bambino riesce a rispondere con una maggior potenza all'incontro dei virus. Chiaro. Quindi sono tante, sono frequenti. Eh sì, infatti, 6 sono veramente tante. E poi, comunque, con il col crescere del bambino vanno a diminuire gli episodi. Sì, esatto. Esatto. Sì, assolutamente, vanno a ridursi. Sì. Il periodo peggiore è l'ingresso in comunità, nel senso che l'ingresso al nido è un momento di difficoltà per i genitori, perché i bambini si ammalano con estrema facilità. In realtà tenerli chiusi in casa sotto la campana di vetro non serve, i bambini hanno comunque bisogno di incontrare virus e batteri nella loro vita, proprio per creare una memoria immunologica, per stimolare il sistema immunitario. Sì. Quello che io dico ai miei pazienti: abbiate fede, a un certo punto queste infezioni si ridurranno e poi scompariranno, diventeranno magari una all'anno, più o meno come gli adulti, uno o due barra all'anno. Sì, infatti, poi sicuramente anche questo è un è qualcosa a cui si devono allenare gli stessi genitori, come le si devono allenare le difese immunitarie dei bambini a ridurre gli episodi di infezione, anche i genitori e l'apprensione dei genitori probabilmente deve essere allenata. E che tipo di gravità, di ripercussioni hanno queste infezioni respiratorie? Dunque, sono nella maggior parte le forme che si autolimitano, perché non sono gravi. Sì. Anche se il bambino, come dire, spaventa i genitori, sono forme che tendenzialmente vanno via da sole. Sì. L'attenzione maggiore va posta nei confronti dei bimbi piccoli, nei bambini sotto l'anno, proprio perché hanno una respirazione prevalentemente nasale, perché se hanno il naso otturato dalle secrezioni fanno proprio fatica a respirare. Sì. E perché ci sono delle forme infettive che possono essere anche significative nel bambino molto piccolo. Tutti gli altri bambini, che sono in buone condizioni, quindi che stanno bene, che non hanno problemi immunitari, sono forme che si autolimitano. E questo è il messaggio più importante per i genitori, sì, che sono forme che passano anche senza fare quasi nulla, mettiamola così, utilizzando poche strategie di trattamento. Ecco, ma sicuramente comunque l'apprensione dei genitori c'è ed è sempre alta, ma ci sono alcuni casi in cui è consigliabile direttamente, consigliarsi dal pediatra, magari è utile anche nel caso delle infezioni respiratorie, oppure comunque deve esserci una certa soglia di, tra virgolette, gravità prima di andare dal pediatra? Allora, nel bimbo piccolo io consiglio, sotto i 6 mesi, consiglio comunque di fare una visita, possibilmente sì, non in pronto soccorso, perché si rischia di entrare con una forma virale e uscirne con altre 2 più o meno, sì, e in questo momento i pronto soccorsi sono troppo affollati, quindi il bambino molto piccolo, perché sono forme che possono anche evolvere rapidamente in un peggioramento respiratorio, sì, il bambino che è particolarmente abbattuto, che non risponde all'abbattimento con i comuni analgesici oppure antipirettici. Sì. Spesso i bambini sono abbattuti, basta che la febbre scenda di un grado e iniziano a saltellare per casa senza nessun problema. Quando invece sono abbattuti nonostante la discesa della febbre, è più cautelativo farli vedere dal pediatra, e anche in caso di otite, in caso di sospetto otite, in caso di mal d'orecchio. Perché a quel punto ha senso che venga fatta una visita pediatrica anche abbastanza rapidamente. Sì. Soprattutto i piccoli, cioè il messaggio ai bambini molto piccoli è importante che vengano visitati. Ecco. O bambini molto fragili, cioè bambini prematuri, per esempio, è importante che non vengano sottovalutati dai genitori, cosa che è difficile che accada, però insomma. Ecco, invece nel caso della polmonite è sempre consigliabile rivolgersi al pediatra, vista anche un po' la delicatezza del problema? Sì. Assolutamente, nel senso che un genitore deve sospettare una polmonite quando il bambino ha tosse, febbre alta e difficoltà a respirare, e il primo segno di difficoltà a respirare è che la velocità del respiro aumenta notevolmente. Mm-hmm. I bambini respirano, con molto piccoli respirano più velocemente di noi adulti, ci sono proprio dei valori da calcolare in un minuto durante la visita, però un bambino che ha tosse, febbre ed è a un affanno, un respiro affannato, è importante che venga visitato, questo anche a 15 anni. Ah beh, sì, certo. Le polmoniti possono colpire anche i bambini più grandi, ovviamente hanno delle resistenze diverse rispetto al bimbo di 6 mesi, insomma. Eh beh, chiaro. Per cui sì, è importante tenere a mente le condizioni cliniche rispetto al bambino,
per decidere o meno di andare subito al curante. Diciamo che la polmonite è sicuramente tra le infezioni respiratorie, forse tra quelle più comuni, quella un po' più delicata, un po' più grave? Sì, sì, polmonite bronchiolite, che sono le forme, diciamo, detto in modo molto grossolano, sì, di polmonite nei bambini piccoli, sì, sono le più rare, grazie al cielo. Eh beh, sì, perché, fortunatamente. Fortunatamente, però, ci sono quelle in cui spesso è necessario ricovero, per esempio, non sempre, ma in una buona percentuale di casi è necessario ricoverare il bambino per tenerlo monitorato, per poterlo idratare non per bocca ma tramite flebo, per dare gli antibiotici talvolta anche instabili, per cui sì, sono le forme più significative. Anche perché io ho ancora qualche ricordo della mia epoca alle scuole elementari, ricordo che magari alcuni miei compagni avevano avuto la polmonite, erano stati assenti anche per molti giorni, anche per settimane o un mese, quindi sicuramente la polmonite necessita di un'accortezza particolare. E in che modo si curano queste infezioni virali respiratorie? E può essere utile anche l'aerosol? Allora, per quanto riguarda l'aerosol, è utile solo in casi selezionati. Sì. Se ne fa un grande abuso, forse perché i genitori pensano di poter fare qualcosa per il loro bambino. Una delle tecniche più usate è mettere il bambino davanti alla televisione con l'aerosol, sì, che va ai ieni. L'ho sperimentata anch'io questa tecnica. In realtà serve nelle forme di bronchiolite, sì, utilizzando l'acqua fisiologica con una concentrazione di sale maggiore. Sì. Serve nelle laringiti, che sono quando il bambino ha una tosse che sembra che abbia una foca, sembra la tosse di una foca, la voce, il verso della foca. Sì. E in questo caso senza utilizzarlo con il cortisone e sempre l'acqua fisiologica, finito. Cioè l'aerosol non cura il mal di orecchio, il mal di gola e il raffreddore. Sì. Quindi serve in modo selezionato. Se ne fa un grande abuso, l'importante è tenere a mente che non si sta facendo in realtà nulla di efficace. Insomma, la cosa, l'efficacia maggiore, sì, al di là delle terapie mirate che adesso dirò, è data dai lavaggi nasali, ovvero dalla pulizia del naso, sempre con acqua e sale, sì, perché i bambini non sono capaci di soffiarsi il naso. Sì. Ed è importante fare uscire le secrezioni dal naso del bambino per evitare che, oltre al virus, si crea un ristagno con un pabulum per i batteri. Sì. Per cui la cosa più importante è pulirgli il naso. Ecco, e in quali altri modi, quali altre modalità ci sono per curare queste infezioni? Si curano i sintomi più che altro, oppure proprio si cerca di debellare il virus? Allora, si curano i sintomi, per cui antipirettici, antidolorifici vanno, sì, benissimo. La maggior parte delle forme sono virali, perché, sì, le indicazioni anche delle linee internazionali sono quelle di mettere in atto una cauta attesa, vigile attesa, sì, di 48-72 ore, perché sono forme che si autolimitano. Sì. Dopo le 48-72 ore, se persistono i sintomi, viene indicazione a fare una terapia antibiotica. Il motivo dell'attesa è dato dal fatto che vi è stato un abuso di antibiotici, certo, con anche il rischio di resistenza. Sì. Quindi di dare un farmaco nei confronti dei quali i batteri si sono incattiviti e non rispondono più, non sono più efficaci. Un'indicazione invece di iniziare subito la terapia antibiotica è quando viene fatto un test, che è un tampone a livello della gola, sì, e viene fatta diagnosi di streptococco. Allora a quel punto ha senso iniziare, sì, subito una terapia antibiotica. Le terapie antibiotiche vanno prescritte dai medici, per cui è importante che venga fatta una visita, insomma, è importante che i genitori non automedichino i propri bambini. Infatti, per evitare di dare terapie inutili o anche non efficaci. Sì, ma anche dannose. Non abbiamo terapie. Come, scusi? Anche dannose. Anche. Per i virus non abbiamo una terapia mirata. Sì. Abbiamo solo la terapia sintomatica, mentre per i batteri abbiamo appunto gli antibiotici che possono anche essere dannosi, hanno effetti collaterali i farmaci che utilizziamo tutti i giorni. Quindi sempre fatti in modo mirato.
Chiaro, quindi sicuramente abbiamo, come dire, sfatato un mito popolare, quello dell'aerosol, che molti bambini, molti anche adulti, ragazzi hanno sperimentato nel loro passato. Utilizzarlo, sì, è utile in casi specifici, in casi mirati. E Esatto, ovviamente noi continuiamo, ogni volta che ne abbiamo l'occasione, cerchiamo di far passare il messaggio che la cura antibiotica si prescrive, la prescrive esclusivamente il medico, non si devono prendere iniziative particolari da parte dei genitori oppure da parte dei singoli delle singole persone di come dire ingerire di prendere gli antibiotici perché lo ricordo sempre addirittura l'OMS dice che entro il 2050 10 milioni di morti saranno causati dall'antibiotico resistenza quindi sta diventando un problema di sicuro impatto purtroppo ogni giorno che passa sempre maggiore e di sanità pubblica è di proprio. sanità pubblica sì chiaramente chiaramente e come è possibile fare prevenzione quando si parla di infezioni respiratorie nel bambino? Perché i bambini sicuramente non hanno molta dimestichezza con il concetto di prevenzione. Si può fare prevenzione? Sì, assolutamente, si può fare prevenzione ambientale, Sì? quindi è opportuno vivere in case, questo vale anche per gli adulti, non solo per i Sì? bambini, con una temperatura non superiore ai 20 gradi e un discreto tasso di umidità, non troppo elevato, si dice il 55%, il che vuol dire, a meno che uno non voglia comprarsi un igrometro, insomma, che quando si respira di notte non dobbiamo sentire noi adulti le mucose che si seccano. Sì. Perché se le mucose dell'adulto sono secche, quelle del bambino lo sono ancora di più. Sì. Quindi, case non troppo calde, con una giusta umidità, insegnare ai bambini a lavarsi le mani fin da piccoli, facendolo noi, in modo tale che diamo il buon esempio, e poi, come dire, mettere in atto una campagna antifumo. I figli dei fumatori hanno circa il 50% di rischio in più di sviluppare infezioni respiratorie rispetto ai figli dei non fumatori. Questo perché il fumo è proprio tossico nei confronti delle vie aeree superiori, anche quelle inferiori, Sì. e qua, il fumatore, anche se fuma in una stanza dove non c'è il bambino, rilascia nella stanza sostanze tossiche che possono restare anche per 24 ore, idem sui vestiti, e ancora di più in macchina dove la concentrazione di tossicità viene proprio mantenuta dal fatto che sono Abitacoli chiusi, luoghi molto piccoli. chiusi, molto chiusi e molto piccoli. Per cui è importante fare una campagna preventiva sui fumatori. Ci sono a Milano le ASL, le attuali APS ex ASL hanno degli ambulatori per smettere di fumare, per esempio. Ed è importante fare educazione. Il genitore che ti dice io non fumo nella stessa stanza del bambino, comunque mette in atto un comportamento a rischio per il figlio. Quindi ambiente prevalentemente, ambiente e fumo come azioni preventive. Ecco, quindi ricordiamo anche E poi sarebbe questo. meglio vivere in una città non inquinata, però quello insomma. Quello purtroppo Non molte posso dire a tutti volte. di trasferirsi. No, infatti, quello sì, è un po' più complicato. Però ricordiamo un appunto pochino. questo concetto che è molto importante. Fumare fa male, il fumo passivo fa male, ma fa male anche il fumo, come dire, di terzo livello, il fatto che le sostanze tossiche rimangono sui nostri vestiti. Mio padre andava a fumare fuori in giardino quando ero più piccolo, poi tornava e si sentiva già solo la puzza di fumo e si sentiva anche, evidentemente anche io ho, come dire, preso tutte quelle sostanze tossiche che, rimanevano sui suoi vestiti. Quindi, fumare, non fumare davanti ai propri figli, nella stessa stanza in cui ci sono anche i propri figli o comunque dei bambini, sicuramente è utile e è ancora più utile smettere di fumare proprio per evitare anche questo Esatto. fumo, diciamo questo danno di terzo livello del fumo. E c'è Così. anche un'altra curiosità. Dunque, molte volte quando siamo piccoli, l'abbiamo sentito tantissime volte, le nostre nonne, le zie, le mamme, chiunque ci ha sempre detto: ah, guarda, Fabio, mi raccomando, copriti, mettiti una bella sciarpa quando esci, altrimenti poi ti prendi un malanno, ti prendi il raffreddore, ti prendi la tosse. Ma serve davvero coprirsi quando si esce? Per evitare, perché alla fine se sono virus, il virus non è che dice, ah, quello non ha la sciarpa, allora vado a colpire lui, rispetto Non è a... O selettivo. sbaglio?
No, non sbaglio per niente. In realtà serve coprirsi il giusto, non per coprirsi, e i virus circolano lo stesso, e soprattutto se si dice ai bambini copritevi le orecchie, in realtà il virus nelle orecchie non arriva da fuori, arriva dal naso, per cui l'ipercopertura non serve, anzi spesso è dannoso perché i bambini si muovono, corrono, sudano e essere troppo coperti li rende maggiormente a rischio di avere uno sbalzo termico, quindi di essere più suscettibile ai virus. È importante stare all'aria aperta, ai bambini serve stare all'aria aperta perché i virus all'aria aperta in un ambiente freddo muoiono. E muoiono grazie all'azione del freddo e grazie all'azione del sole, per cui nelle giornate, per esempio come oggi a Milano, qui c'è il freddo e c'è il sole, tenete fuori questi bimbi il più possibile, meno ambienti chiusi, più ambienti aperti, cercando sul parchetto vicino a casa, un parco, magari non facendo, come dire, le vasche dello shopping milanese, perché lì c'è un alto rischio di incontrare tutti i discarico, ma stare all'aria aperta al sole in un parco, è il modo, è una delle altre prevenzioni. Ecco. E non ipercoprirsi, assolutamente no. Oh, finalmente sfatiamo anche quest'altro tabù, quest'altra credenza: devi coprirti altrimenti ti prendi il raffreddore o ti prendi la tosse o qualunque altro tipo di virus o infezione respiratoria, appunto. Quindi il freddo e il sole, come ha detto, sono utili in questo caso, perché uccidono proprio il virus. Esatto. Gli ultravioletti vengono usati anche nei laboratori per abbattere i virus. Ecco. Sì, assolutamente. Sole e freddo. Le epidemie aumentano quando, per esempio, ci sono inverni troppo caldi. Ecco. Quindi la sana nevicata abbatte le forme virali. Ah, ecco, quindi questo è veramente molto utile. Fate uscire i bambini se c'è il sole, se c'è un po' di freddo, sicuramente devono un po' coprirsi perché non possono andare con le maniche corte, però facciamoli uscire, facciamoli prendere un po' di sole e anche un po' di freddo, che in alcuni casi può anche essere utile. E quindi, dottoressa, concludiamo giusto con due pillole, tre pillole di consigli, di buone pratiche per i genitori da attuare per evitare far incorrere i propri figli in queste infezioni respiratorie. Che cosa, se proprio dovesse scegliere due o tre punti, due o tre consigli, quali sono i primi che darebbe? Lavarsi le mani, pulirgli il naso, vivere in una casa non troppo calda e umida il giusto, non fumare, farli uscire. Ecco, quindi più o meno stare più possibile fuori di casa. Ecco, abbiamo fatto un breviario, insomma, di tutti i consigli che già aveva dato durante la puntata, ma giustamente li ripetiamo perché non è mai abbastanza. Dottoressa De Poli, io la ringrazio molto per il suo intervento di oggi su questo argomento, ripeto, molto d'attualità, e le auguro una buona giornata e a risentirci presto. Grazie, arrivederci. Grazie.